Questi sono i ciclisti del tempo, i tempi di Bottecchia, i tempi di Binda, i corridori che erano abituati alla fatica, strade bianche, tutti i giorni che c'è una fatica. E tutto là è il problema. Ma attualmente con le nostre generazioni, improvvisare 500 km con tutti i passi là, non so se arriva qualcuno, a me non è una sfida che fa spavento. Pare quasi miracoloso questo ritorno del campione sulle asperne rampe dolomitiche. Gli avversari che lo avevano mortificato nel Giro di Francia 1951 sono letteralmente polverizzati. Con una potenza sovrumana mai vista, non ha una pausa in testa nella sua poderosa cavalcata. Non vince, umilia.